Ciao ragazzi, eccoci qua, sono ritornata con un altro video e sono ritornata con un altro video haul. Infatti, da come avete visto dal titolo, ha lo stesso titolo di uno dei precedenti video, però l'ho scritta due, perché comunque è simile appunto a quel video, perché vi faccio vedere acquisti di abbigliamento fatti sia al mercato che al centro commerciale e poi faccio vedere anche qualcosa di make-up e accessori. Direi di cominciare subito. Allora, direi di cominciare appunto con gli acquisti fatti al mercato, che sono stati un bel po'. Vi faccio vedere tutto. Allora, i primi acquisti che ho fatto sono due canottiere intime. Vi faccio vedere una sola perché una la indossa. Semplicemente è uguale, solo che è marrone. La canottiera è questa. Una semplice proprio canottiera che io metto per sotto le magliette, sotto i maglioni, perché ho questa, diciamo, abitudine. Questa è nera, sono taglie uniche e le ho pagate 3 euro l'una. Questa nera, poi addosso appunto, non so se mi si nota, c'ho quella marrone. 6 euro, 2 non sono male. Adesso la sto provando, poi vedremo. Però sicuramente se mi trovo bene ne andrò a prendere qualcun'altra perché io le uso tantissimo queste canottiere intime. Poi ho preso dei leggings neri. Perché anche adesso andando incontro comunque all'inverno li uso tantissimo. Li ho pagati soltanto 5 euro e sono così. Li ho presi una taglia S, perché io appunto sono S, poi comunque i leggings credo che sia comunque un capo che tende ad allargarsi, quindi comunque più piccolo è meglio è. Io ho preso la S perché comunque adesso sono taglia S. Porta questo cuoricino qua, carino, carino, carino. Sono semplicemente lunghi con la molla in vita. E appunto questi 5 euro. Poi io oggi è sabato 17, lunedì vado a Milano e diciamo, aspettate, a Milano e diciamo che mi sono informata rispetto a Napoli, a Milano già fa freddo e già stanno col cappotto perché c'è mio cugino che lavora là, sta col cappotto e quindi naturalmente volevo delle calze perché là voglio portarmi un vestito che vi farò vedere che ho comprato proprio in questi giorni e dovevo comprare delle calze. Indecisa se prenderla 20 den o 50 den, le ho prese entrambe. Della Pompea, nere, una è 20 den, taglia terza M, e l'altra è 50 den, terza quarta ML. Queste qua le ho pagate 1 euro l'una, quindi comunque anche se non userò tutte e due, sicuramente comunque per il prezzo che ho pagato è una sciocchezza. Poi un'altra cosa che ho preso, che in realtà è uno sfizio, ma mi piaceva, l'ho trovata molto vintage, è questa borsa. Questa borsa non ha niente di spettacolare, però l'ho trovata molto stile, appunto, stile antico, stile vintage. Questa borsa poi io l'ho messa così corta, ma ha la possibilità anche di estendersi perché porta tutti i buchi, può diventare anche molto lunga. Questa borsa l'ho pagata soltanto 2 euro al mercato. Ditemi se vi può piacere, se è carina. Non lo so, a me mi ha incuriosito, solo 2 euro, stile vintage, magari. Per qualche outfit così l'ho trovata carina. Poi, sempre al mercato, poi ho preso altre due o tre cose. La prima cosa è questa semplice maglietta bordeaux, molto sottile, però a manica lunga, molto molto carina. Questa anche l'ho presa perché la sfrutterò sopra i cardigan, per sotto i maglioni, quindi l'ho dovuta prendere a soli 5 euro, molto molto carina. Poi di questo colore che va tantissimo, a me piace tantissimo, infatti sto comprando tutto di questo colore, le sue sfumature. Dovrò fermarmi prima o poi. Ok, poi sempre in un'altra bancarella al mercato ho preso un'altra maglietta, che anche questa l'ho trovata carinissima, va tantissimo quest'anno questa tipologia. E l'ho voluta prendere, che è questa qua, con questa scritta molto carina, fondo bianco, scritto Paris, amore romantico, con questi fiori, con tutte queste scritte, molto molto carina, e blu diciamo la manica qui, molto molto carina, calza dritta, mi sta molto molto bene, infatti anche questa la porto a Milano. Diciamo che la maggior parte delle cose che faccio vedere, avendole comprate da poco, le voglio portare a Milano e questa è una di quelle. 5 euro, niente proprio. Poi, sempre a 5 euro, in un'altra bancarella ho preso un cardigan nero,
perché ne avevo assolutamente bisogno, mi serviva assolutamente. Però è un cardigan molto particolare. Vabbè, è una taglia SM, è semplicissimo così avanti, semplice di lana, diciamo, lana leggera, non lana pesantissima, ma la particolarità di avere dietro questo voilà di tulle, che risulta molto molto carino sul corpo, specialmente se si mette un vestito dritto. Con questo veramente è molto molto carino e l'ho pagato, pensate, appunto soltanto 5 euro, quindi veramente un affarone. Ok, questo è un acquisto appunto che ho fatto al mercato, penso di avervi fatto vedere tutto. Voglio dare una controllatina. Sì, vi ho fatto vedere tutto. Adesso passiamo appunto agli acquisti fatti al centro commerciale, che sono stati anche lì abbastanza. Allora, per prima cosa, subito il primo negozio in cui sono entrata è stato H&M, perché oltre a un cardigan nero mi serviva assolutamente anche una giacca nera, perché a volte non va bene il cardigan, su qualche outfit va bene la giacca, e quindi l'ho presa da H&M, ed è questa qua. Una semplice giacca, una classica giacca che ha un bottone, qui ha questo fatto qua. Calza abbastanza stretta, diciamo, se si mette una cosa leggera sotto calza anche larga, però io l'ho voluta provare comunque con uno o due magliette sotto, perché comunque adesso non è contro il freddo e mi sta benissimo, ed è una taglia S. E questa l'ho pagata 30 euro. 30 euro l'ho pagata questa. Ok, poi dopo da H&M sono stata da Sephora, dove avevo il 20% di sconto. Mi è arrivata la cartolina una settimana prima, infatti la commessa è stata così gentile, perché io non me ne ero accorta che questa offerta del 20% partiva dal giorno dopo. Io ci sono stata il 14 ottobre, l'offerta partiva dal 15 al 25. Invece è stata così gentilissima che comunque mi ha fatto lo stesso il 20%, e addirittura la cartolina non se l'è presa, me l'ha rimasta, così posso sfruttare un'altra volta il 20%, e questo lo farò sicuramente a Milano. Allora, la cosa che ho preso col 20% è questo set della Benefit, perché era mia intenzione comprare la Pore Professional, sapete, la base appunto della Benefit per la pelle, per diminuire poi. La cosa interessante è che ultimamente la Benefit ha fatto, con lo stesso prezzo di appunto della Pore Professional, un set con due altre cose in regalo. Il set è questo. Vedete, Benefit All Time Prime, dove esce appunto il Pore Professional nella confezione da 30 ml, comunque quella media, diciamo, quella c'è la piccola, la media e la grande, ho dovuto prendere la media. E poi, diciamo così, in omaggio dava una base occhi e una sorta di illuminante per gli occhi. Molto molto carino, appunto questo qua col 20% di sconto, invece di 35 euro, l'ho pagato 28 euro. Poi vi farò sapere come, io non l'ho ancora provato. Ah, cosa importante, perché Sephora, diciamo che è molto, Napoli si dice, pidocchiosa di omaggi, mi ha dato due omaggini. Infatti quando sono rimasta, perché non me l'aspettavo, non ho mai avuto omaggi da Sephora, come anche tante di voi, ho letto su YouTube, ho visto su YouTube, non danno omaggi, mi hanno dato degli omaggi, che sono... Stessa cosa, due creme fluido setoso idratante, penso per il viso, sì, della Herborist. Io questa marca non la conosco, se la conoscete e l'avete provata, fatemi sapere se con me. Io non l'ho ancora provata, adesso penso la porto a Milano come crema viso, perché non voglio portare il tubo grande. Fatemi sapere voi come, se l'avete provata e com'è. Ok, poi... Sempre al centro commerciale sono entrata da Zara e mi sono innamorata di un vestito che ho pagato veramente poco, cioè per essere comunque Zara ho pagato poco, perché per me Zara è caro, però questo qua l'ho pagato al prezzo suo ed è made in Cina, quindi comunque è Zara per il cinese. Ed è questo vestito qua, sempre di quel colore lì perché ormai lo amo, questo colore non so che colore sia, brunghia, borgogna, molto molto carino. Avanti è tutto fatto in pizzo, infatti qui è scollato, io metterò un come si chiama? Un risino color carne. Qua è trasparente, porta delle trasparenze anche di lato e anche dietro, vedete? Molto molto carino. È
un taglio dritto, infatti mi sta benissimo, è una taglia S, io ne ho deciso di prendere S e M. La M anche mi stava bene, però me la sentivo un po' larga, quindi sinceramente ho voluto prendere la S. Molto molto carino, arriva sopra il ginocchio, è abbastanza corto, però io lo metterò a Milano con la calza nera, per fare appunto un outfit e poi con il cardigan di Vola che vi ho fatto vedere. E questo qua appunto l'ho pagato 30 euro da Zara, ed è una taglia S, c'era anche in nero e un altro colore, non mi ricordo, però c'era anche in nero, però ho voluto prendere questo perché nero, a parte ho tantissime cose, poi comunque questo colore quest'anno si porta tantissimo e l'ho voluto prendere. Spero vi piaccia, fatemi sapere. Poi sono stata da Stradivarius. Da Stradivarius ho preso un altro pantalone che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi video, se non sbaglio proprio come questo qua, che era quel pantalone blu che avevo detto che mi serviva per lavorare. Io appunto adesso ce l'ho anche già addosso, al lavoro mi trovo benissimo, è molto comodo. E quindi l'ho potuto prendere un altro, però nero, perché precedentemente l'avevo preso blu, ed è questo qua, della linea Push Up di Stradivarius. È nero, è molto 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 bello, è abbastanza alto, di vita non è proprio bassissimo, cioè mi arriva sotto l'ombelico. È una taglia 42, mi trovo benissimissimo, veramente lo trovo bellissimo. E niente, questo qua l'ho pagato 20 euro. Vedete? 20 euro, non so se vedete. Sì. Molto molto carino, se avete bisogno anche voi di pantaloni comodi per andare al lavoro oppure proprio perché vi piace la comodità e comunque per essere carine, andate a vederli questi perché sono molto carini. C'è solo in blu e nero, almeno io li ho visti solo in blu e nero, però sono due colori che comunque penso vanno bene anche per voi. Poi, gli ultimi due acquisti. Allora, sono stata da Pinky. Sono stata da Pinky perché avevo un 10% di sconto avendo la carta fedeltà e quindi se mi piaceva qualcosa, magari sfruttavo questo sconto. Non l'ho sfruttato, però comunque c'era una promozione interna loro molto molto conveniente. Cioè, comprando un pullover, una maglia pesante, ne avevi una seconda uguale al 50% e io ho fatto così. E ne ho prese due uguali, solo però di colore diverso. Allora, sono queste qua. Una è questa qua, di questo color beige, che appunto vedete costa 20 euro, una taglia S, molto carina, calza tranquillamente normale, scende tranquilla. Ha qui questa manica fatta così con i tre bottoncini. E questa qua appunto 20 euro S. Io l'avevo vista prima di questo colore qua, che appunto è il color terra, che anche quest'anno va tantissimo. Vedete? È uguale proprio, sempre 20 euro, sempre una taglia S. Andando alla cassa con questa, ho detto alla signorina, guarda, aspetta, chiamo i colleghi e vedo se anche questa puoi avere in altro al 50%. Ha chiamato, tutto a posto. Quindi io queste due uguali, invece di 40 euro, le ho pagate 30 euro. E sono contenta perché comunque sono maglie che sicuramente sfrutterò. Ok, e niente, questi erano tutti i miei acquisti. Spero vi siano piaciuti, mettete mi piace. Questo video spero lo caricherò oggi. Quindi sicuramente per domani lo vedrete in video, perché il prossimo video che vedrete dopo di questo sarà sicuramente, quasi quasi sicuramente, uno shopping milanese, perché vi ho detto, lunedì vado a Milano, torno mercoledì, sicuramente farò un giro dietro al Duomo, perché lì sono dei negozi bellissimi, e farò anche lì sicuramente tanto shopping. Quindi già vi anticipo che il prossimo video sarà sicuramente un video sullo shopping fatto a Milano. E niente, io vi rimando un bacio. E niente, mettete sempre mi piace, mi commentate sempre, fatemi sapere se anche voi di queste cose magari avete comprato qualcosa, oppure magari se vi ha dato spunto su cosa comprare, fatemi sapere se conoscete appunto quelle due creme che vi ho fatto vedere, anche il primer, perché io ne ho solo sentito parlare tramite Google, non mai qui su YouTube, quindi fatemi sapere tutto. E niente, io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!